Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di John Green perché ho rivisto un mio vecchio video, così per caso, e parlavo appunto di John Green e mi sono resa conto di non aver mai parlato a sufficienza di questo autore, anche se in realtà ultimamente non è che sia proprio il mio autore preferito, assolutamente no, soprattutto dall'ultimo libro in poi. Così va la vita, alla fine il mio autore più fregno, bello e figo preferito, e alla fine è rimasto così, del tipo ok, però ne parliamo meglio, quindi andiamo più nello specifico, vediamo un po' perché e per come questo cambiamento, oltre alla mia crescita personale, ovviamente il mio cambiamento di gusti, che mi concentro su altro, e però c'è anche un altro motivo legato proprio all'autore e ai suoi libri. Perciò mi sono un po' distaccata, però un po' di ricordi positivi ce li ho comunque. Vediamo un pochino prima la sua biografia, no? Chi è, cosa fa, perché e per come. Allora, John Green è nato a Indianapolis, in Indiana, negli Stati Uniti d'America, il 24 agosto 1977. E ha studiato, aspetta, che questa cosa mi è nuova perché non l'ho mai sentita. Indian Spring School, una scuola diurna che io non capisco, cioè ho letto che dovrebbe essere una scuola che si concentra sulle lezioni diurne di giorno, ma grazie al cazzo, cioè penso che tutte le scuole siano così, quindi non ho capito, se qualcuno lo sa mi spieghi, mi commenti che è questa scuola diurna perché non ho capito. Poi si trasferisce al Kenyon College dove si specializza in inglese e in studi religiosi. Leggo perché non mi ricordo niente, una memoria di un pesce rosso. E poi ha lavorato come cappellano in un ospedale infantile per alcuni mesi ed è qui che poi nasce la sua idea per colpa delle stelle, e poi parleremo più nello specifico di questo libro che è stato il mio preferito da strappalacrime. E poi ha lavorato a un giornale, il Booklist di Chicago, e qui che facciamo un passo indietro, ha avuto l'idea di Cercando Alaska, che mi sembra il suo primo romanzo, perché non mi ricordo l'ordine, perdonatemi. E qui che poi ha iniziato a recensire i libri, fare, dire, scrivere recensioni. Infatti poi continuerà a farlo anche online, no? Con il fratello Hank. Si somigliano tra l'altro moltissimo, si vede che sono proprio fratelli, non gemelli, sono proprio fratelli. E adesso vive con la moglie e i figli, il cane. Comunque io vi lascerò il suo link, il suo canale su nelle schede nel caso voleste controllare ciò che dice e fa online. Allora, vediamo un po' di recensire brevemente ogni suo libro, sono 3-6 ne ho adesso io al momento, e ho scoperto andando a fare un po' di ricerche su di lui che ha pubblicato un altro libro l'anno scorso che io non sapevo neanche esistesse, magari me lo farò regalare al compleanno o Natale prossimo, vediamo, non ho l'urgenza di leggere quest'ultimo libro di John Green, anche se mi piacerebbe comunque avere tutti i suoi libri perché io un pochino ci sono ancora affezionata a John Green e alle sue storie, non mi ricordo niente dei suoi libri. Vabbè, sono un po' una contraddizione per quanto riguarda John Green, però va così un po' la vita, ecco, a parte Colpa delle Stelle, qualcosa di Cercando Alaska, qualcosa di Let It Snow, insomma, vediamo un po' nello specifico questi libri. Andrò in ordine un po' sparso perché non mi ricordo bene l'ordine di pubblicazione, spero di aver azzeccato, ma sicuramente no. Allora, il primo libro che John Green ha pubblicato è Cercando Alaska. Io ho questa edizione speciale 10 anni, che è stato appunto pubblicato dopo 10 anni della prima edizione. E a parte la copertina super figa, mi piace tantissimo, forse è l'unico libro esteticamente più bello che ho di John Green. E tra l'altro non solo c'è questo esternamente, c'è anche dentro ovviamente non uno, in realtà uno speciale, ce ne sono diversi. Allora, dovrebbe esserci, vabbè, dopo i ringraziamenti, dopo il libro, ci sono le scene tagliate, scene eliminate. Queste qui, vabbè, adesso voglio dire, introduzione dell'autore e dell'editor, delle scene eliminate di questo libro, e quindi ce ne sono diverse. E poi abbiamo tutta la stesura del libro, quindi ciò che era prima e ciò che poi è cambiato nel mentre, no? Perché io adesso non me ne intendo, però viene scritto un libro, poi viene un po' corretto, no? Avviene proprio la stesura del libro, e
E c'è la prima stesura, insomma, diverse cose di come era prima e come adesso, perché giustamente il libro è rimasto quello che è 10 anni fa, più questi bonus alla fine, quindi ci sono diverse prime stesure per vedere la differenza tra prima e dopo. E poi c'è questa cosa super figa, che sono dei calendari per tenere aggiornato, no? Tutta la linea temporale, quindi John Green aveva utilizzato questa cosa, ma si era fatto tutti i conti, no? Per non svegliare la cepa, perché non so perché c'è sempre questa luce di merda, va bene. E poi c'è un Q&A, un domande e risposte dell'autore, gli hanno posto delle domande un po' più frequenti e lui ha risposto a mo' di intervista, no? Come si legge sui giornali, per esempio, no? E così. E allora, cercando Alaska, di cosa parla, perché qua mi sono un po' dilungata troppo. Vi leggo la trova perché non mi ricordo la cippa, effettivamente, cioè non ve la so raccontare. Miles Alter è affascinato delle ultime parole di personaggi famosi e stanco della sua vita a casa. Parte quindi in collegio per cercare il suo grande forse, come ebbe a dire il poeta François Rabelais in punto di morte, perdonate la pronuncia. Alla scuola di Calvert Creek lo aspetta tra gli altri Alaska Young, intelligente e spiritosa, svitata e molto sexy. Trascinerà Miles nel labirinto della sua complicata esistenza, catapultando nel mondo del grande forse. Che poi in realtà dalla metà in poi diventa un po' più triste questo libro, perché succede una cosa che mi ricordo molto bene, ci sono rimasta anche piuttosto male, perché a me Alaska piaceva molto, era un po' stronzetta, però era quella stronzaggine che mi piace solitamente, no? Più che stronza forse era una persona molto aperta, che non aveva peli sulla lingua, faceva e diceva quello che voleva, e anche molto determinata. E questa, ai miei occhi, 10 anni fa, la rendeva un po' stronzetta, però mi piaceva abbastanza. Miles uno svitato, vabbè, lasciamo perdere, un cretino, vabbè. Mi ricordo che non mi piaceva, peggio di Alaska, proprio uno svitato a morte fino alla fine dei tempi. Non mi è piaciuto molto, però alla fine ero dalla sua parte, se non mi chiedetemi perché, cioè mi piaceva Alaska, però ero dalla parte di Miles che non mi piaceva, cioè vabbè, tutta una contraddizione quando si parla di John Green. E sì, insomma, era solita storia da John Green, insomma, drammi adolescenziali, no? Amori, tradimenti, fare e dire, che poi in realtà una volta che una persona cresce, quei drammi rimangono adolescenziali, appunto, no? Poi possiamo andare avanti con forse il suo secondo romanzo, che è Teorema Katrina. Di questo libro non mi ricordo neanche i personaggi, per dire. Mi ricordo solamente che questo tizio era ossessionato dai teoremi, da questo teorema Katrina, che in realtà non mi ricordo come funziona. E all'interno, tra l'altro, c'è proprio la spiegazione, ci sono delle cose che, tutta matematica, che non lo so. Equazioni, robe, cioè tutto di cose matematiche. Io non ci avevo capito niente, ve lo giuro. Per me era arabo, cioè per me la matematica è ancora arabo. Cioè, mi spiegate cos'è, perché, per come, ma non ci avevo capito una ceppa di sta roba, e quindi ho dimenticato tutto. Vi leggo la trova perché non la so, come se non avessi letto sto libro. Da quando ha l'età per essere attratto da una ragazza, Colin, ex bambino prodigio, forse genio matematico, forse no, fissato con gli anagrammi, è uscito con 19 Katrina. Ah, ecco perché Teorema Katrina. Manco me lo ricordavo, scusate. Questo video è un po' improvvisato in realtà, poi ve ne parlo un attimo. E tutte l'hanno piantato. Così decide di inventare un teorema che prevede l'esito di qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se possibile, di farsi spezzare il cuore un'altra volta. Tutto questo nel corso di un'estate gloriosa, passata con l'amico Hassan a scoprire posti nuovi, persone bizzarre di tutte le età, ragazze speciali che hanno di gran pregio di non chiamarsi Katrina. Sì, di sto tizio che si era innamorato di 19 Katrine, tutti le avevano lasciate, e quindi lui inventa il teorema Katrine in modo tale che possa funzionare, no? È tipo un metodo di approccio alle ragazze che non si chiamino Katrine, perché tutte le catene l'hanno lasciato. Non mi ricordo niente, ecco, la trama generale è questa, alla fine. Ricordo che non ci avevo capito niente, dicevo prima, di robe matematiche, perché io a matematica sono una frana, e non mi posso dire nient'altro,
Ricordo che non era stato il mio preferito, non mi era piaciuto tanto neanche allora, ricordo che è stato un libro mediocre come gli altri, insomma, dimenticabile, molto dimenticabile. Poi abbiamo Il colpo al cuore mio, che frantumato a metà di questo libro ricordo tutto, tutto, dico tu, proprio tu, ogni singola parola mi ricordo, ahimè. Ricordo molto bene anche il film. Parlo di Colpa delle Stelle, che è stato forse il libro che ha reso John Green famoso, no? Ed è stato, non lo so, una cosa che io non mi dimenticherò mai. Forse però non è stato neanche il terzo, che prima c'era Città di Carta. Vabbè, comunque, è stato un colpo al cuore, racconta la vita di questi due ragazzi malati terminali, che vogliono vivere il momento, loro si incontrano, si innamorano e vivono gli ultimi mesi della loro vita, a fare tutto quello che hanno desiderato fare nella loro vita e che avrebbero voluto desiderare per il loro futuro, che sanno che non ci sarà e quindi vivono molto intensamente, in particolare fanno un'esperienza che porteranno nella tomba praticamente, adesso che giovani o anziani che siano questi ragazzi, malattie no, alla fine è stato struggente, è stato veramente un colpo al cuore grandissimo, il film peggio ancora, leggere Colpa delle Stelle è stato veramente struggente. Certo ci sono libri più struggenti, tipo Una vita come tante, però quello ne parleremo forse settimana prossima. E ricordo che è stato il libro più struggente e ho pianto tantissimo per questo libro e anche per il film. Comunque ho invertito Colpa delle Stelle, che è il quarto in realtà suo libro, con Città di Carta, che in realtà è il terzo. Anche di questo mi sembra che abbiano fatto un film, che io però non ho mai visto o che non ricordo di aver visto, perché anche questo libro l'ho dimenticato per il 99%, ahimè. Però questo mi era piaciuto, a me piace questo libro, anche esteticamente mi piace molto. Peccato avere tutte edizioni diverse, vabbè, non fa niente, alla fine si fa. E non tenevo molto conto delle edizioni all'epoca. Vi leggo la trama. Quentin Jacobs ne è stato sempre innamorato di Margot Roth-Spiegelman, fin da quando da bambini hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame speciale sembrava essersi spezzato, ma la vigilia del diploma Margot appare all'improvviso alla finestra di Quentin e trascina in piena notte in un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margot scompare misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa, di uno dei suoi viaggi on the road che l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa fuga da Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei sono spezzati, potrebbe essere l'ultima. Ho dimenticato veramente tutto, purtroppo, però mi ricordo che mi era piaciuto. Mi era piaciuto e dovrei forse rileggerlo o riguardare per la volta il film, perché non mi ricordo di averlo visto. Sì, comunque, alla fine è la storia tipica che scrive John Green, alla fine. E questo sì, insomma, mi piaceva più che altro per la copertina. Mi piace molto. Poi abbiamo un libro che io leggo spesso sotto Natale, si tratta di Lady Snow di John Green, ovvio, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Sono tre storie, una per ogni autore, ambientate sotto Natale alla vigilia nello stesso posto, che non ricordo neanche quali sia, perché è un po' che non lo rileggo, Gracetown sotto Natale, e abbiamo queste tre storie diverse ma anche intrecciate tra di loro, perché poi si intrecceranno alla fine. E a me piace lo spirito natalizio, no? La neve, tutti gli addobbi, no? Poi io sono abituata a leggere con i sottofondi musicali, quindi c'è quella musichetta, no, di Natale, super figa il sottofondo, e è bello leggerlo sotto Natale, in realtà mi piace molto. Lo rileggerò forse quest'anno, vediamo, l'anno scorso 2 anni fa non l'ho riletto perché dopo un po' mi sono pure scocciata. Poi abbiamo l'ultimo suo libro, anche se in realtà poi me ne sono dimenticata uno, poi lo vado a prendere. Si tratta dell'ultimo romanzo che io ho letto, no? Di John Green, si tratta di Tartaruga all'infinito. Questo è forse il più schifoso e il più dimenticabile tra tutti i libri di John Green. E qui dentro non c'è niente. Cioè, è un libro di niente, è come se le parole
non esistesse, cioè non c'è una trama, non c'è nulla, non mi era piaciuto, infatti è da qui che ho smesso di informarmi sulle prossime uscite di John Green. Perché non mi era piaciuto. Certo, gli altri erano sulle 3 o 4 stelle, poi forse sono cresciuta anche un po' io e non mi piaceva più quel genere e quindi mi ha deluso tantissimo, peccato. Adesso vi leggo la trama. Indagare sulla misteriosa scomparsa del miliardario Russell Pickett non rientrava certo fra i piani della sedicenne Aja. Ma in gioco c'è una ricompensa di 100.000 dollari e Daisy, migliore e più intrepida amica da sempre, è in discesa. È decisa a non farsela scappare. Punto di partenza delle indagini diventa il figlio di Pickett, Davis, che Aja un tempo conosceva, ma che pur abitando a una manciata di chilometri è incastrato in una vita lontana anni luce dalla sua. Incastrato in fondo si sente anche Aja, che cerca con tutte le forze di essere una buona figlia, una buona amica e una buona studentessa, e di venire a patti con le spire ogni giorno più strette dei suoi pensieri. Sì, però. C'è la premessa bella, interessante, no? Però non c'è nulla, cioè da pagina 1 a pagina, non lo so, 300, non c'è assolutamente nulla, non c'è un po' di suspense, non ci sono i personaggi, non c'è un po' di ricerca, un po' di indagini, non c'è assolutamente nulla di nulla di nulla, cioè sono sti ragazzi che indagano, sì, bello, fregno, però non c'è, cioè, no, è solo la trama così in generale, cioè se io vi dovessi spiegare la trama pagina per pagina, da Daruga all'infinito, cioè vi annoiereste davvero, a parte che sarebbe, vabbè, troppo lungo, così vi spoiler, prendete tutti i libri, fate prima a leggerlo, ma non c'è nulla, cioè, veramente la letta alle ginocchia, è incredibile, non mi è piaciuto per niente, solo la copertina super figa che al tatto è super bella, mi piace tantissimo, ma all'interno fa abbastanza schifo. Infine, il settimo, mi stavo dimenticando, è Will ti presento Will di John Green e David Levithan. Da una parte abbiamo il Will Grayson di John Green e dall'altra parte il Will Grayson di David Levithan, che non si conoscono e a un certo punto si incontrano e scoprono di avere lo stesso nome e cognome. E da qui in poi la loro storia si intreccerà e vedremo un po' di pastrocchi, un po' di così, un po' di qua. E carino, divertente, alla fine per passare il tempo, no? Per intrattenere, è sicuramente un libro per ragazzi, diciamo 11-12 anni, e poi tutti gli altri a venire. Diciamo che in realtà i libri di John Green sono più per preadolescenti, appunto, ragazzi delle medie, fine elementari, prima media, ecco, più o meno 12 anni. Infatti, io sono arrivata nel 2017, che ho visto che è stato l'anno di pubblicazione di Tartaruga all'infinito, che io avevo 19 anni, ero proprio fuori dall'adolescenza, e infatti, purtroppo. Sono cambiata io, sono cresciuta, sono cambiati i miei gusti e John Green ci ha messo di suo e mi ha un po' deluso. Solo che sono un po' curiosa di leggere il suo ultimo romanzo che è stato pubblicato l'anno scorso, perché da ciò che ho potuto capire tratta della pandemia, del Covid, insomma, della prima ondata, insomma, quella del 2020 che ci ha un po' distrutto tutti. Vediamo un po', la leggeremo, dato che ormai sta un po' passando questo periodo. Insomma, non è proprio ancora il massimo, però dai, ce la possiamo fare, stiamo finendo. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e qual è stato il vostro libro preferito, se vi piace oppure no, John Green, insomma, parliamo un pochino di questo autore e dei suoi libri. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!